La Polverini deve andare a rubare! Essa e tutti quelli che stanno a Rigolè! Non vale la prima a faticare, la porta insieme a me e andiamo a rubare. E se tutti quelli quattro mangiano franca che stanno qua là. Hai capito o no? Sono tre giorni senza fatica e senza mangiare. Prima che fa la Polverini, questo è Berlusconi. Allora vanno in elicottero. Vanno in elicottero, va. Ho pure votato, Berlusconi. Ringrazio tutti i cittadini per essere intervenuti, ma questa è una cosa, qualcuno si è anche un po' arrabbiato, ma questa è una cosa organizzata dalle 11 di ieri sera e questa mattina, quindi è una cosa molto improvvisata perché è di somma urgenza, Io ho saputo ieri pomeriggio tardi, verso le 7 di sera, che il presidente della regione Polverini, nonostante l'incontro qui di sabato a Formia, dove ha incontrato i sindaci del Golfo e dove sul problema della sanità non ha risposto nulla, perché soprattutto il sottoscritto, ma anche il sindaco di Formia e il vice sindaco di Minturno, abbiamo sottolineato che non volevamo assolutamente perdere quel poco che ci è rimasto in zona, quel poco che ci è rimasto, e che bastava fare tagli in altre zone della regione, in particolare la città di Roma, perché questo comprensorio, cioè il Sud Pontino, che Eta, Formia e Minturno avevano già pagato amaramente il prezzo della razionalizzazione delle spese. Infatti il nostro non è più già oggi un ospedale, è un presidio, ma ci sono ancora dei posti letto, 50 posti a medicina post aguzia, c'è il reparto di malattie infettive, c'è il day hospital di oncologia, ci sono altri day hospital. Nonostante questo la Presidente Polverini ha risposto che lei deve fare il piano di rientro della regione, per cui non gli interessava nulla dei nostri problemi sanitari. Io aggiungo che non gli interessava nulla del diritto alla salute, quindi il diritto alla vita dei cittadini. Immaginate, e questo è un tema che abbiamo sempre detto, e mi fa piacere, vedo dalle facce, che ci sono i cittadini qua. Questo non è un problema di destra, di sinistra, non ci interessa nulla. È sempre una lotta per il diritto di ciascuno di noi, dei figli, dei nipoti, dei genitori, dei nonni, di essere curati. Lo slogan è adesso basta. Voi pensate che il San Camillo di Roma perde 150 milioni di euro all'anno. Con la chiusura di solo quell'ospedale si risana tutti i conti di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone, delle nostre quattro province. Qui non c'è bisogno di andare a chiudere ospedali e ospedaletti, ma basta chiuderne uno a Roma, che è in deficit, per risanare tutta la regione. Oggi, se qualcuno di noi va dal medico e si paventa un problema tumorale, un problema oncologico, noi con la nuova rete sanitaria per l'oncologia siamo costretti a chiedere la lista d'attesa al San Camillo Forlanini. Tutta la provincia di Latina, non solo Gaeta, tutta la provincia di Latina. Questo potrebbe significare una lista d'attesa di un mese e mezzo. Questo potrebbe significare la morte di una persona che è stata colpita dal cancro. Questo non è possibile. Oggi all'ospedale di Gaeta c'è la possibilità di fare la prima visita, e se il dottor Vietti incontra subito dei problemi, nel giro di 48 ore si passa con la chemioterapia e si possono salvare delle vite. Questo per i cittadini di Gaeta, di Formia, di Iti, di Spigno, di San Cosme e Damiano, di Minturno, eccetera. Per tutto il Sud Pontino. Noi oggi non siamo qui a fare una difesa campanilistica, non è un problema di Gaeta, è un problema di tutto il Sud Pontino.
Allora, abbiamo deciso ieri sera, perché sapevamo la sensibilità dei cittadini, di fare subito, perché oggi la Polverini sta chiudendo il documento che domani mattina porterà al ministro Tremonti per il piano di rientro della regione, dove nel piano di rientro c'è la chiusura di Sezze e di Gaeta. Qui non c'è nessuna etichettatura, nessuna. Io metto la fascia e bacio sia lo stemma di Gaeta che quello della Repubblica Italiana. Eccola qua. E andate a letto. Noi adesso faremo questa manifestazione pacifica perché vogliamo il diritto, ripeto, alla salute. Alla salute. Io nei prossimi giorni manderò una denuncia alla Corte dei Conti. Denuncia alla Corte dei Conti, perché si spendono più di 300.000 euro l'anno al Caposele quando abbiamo tutte le strutture presso il nostro ospedale di Gaeta. Poi con il commissariato ho anche parlato e ho anche detto questo: se ritengono, quindi non abbiate paura, se ritengono che si debba denunciare qualcuno, gli ho detto che denuncino il sindaco. Devono denunciare me, nessun cittadino, perché sono qui con la fascia, quindi se qualcuno deve pagare, questo deve essere il sindaco, punto e basta. Per i nostri. Sicuramente mi ha toccato, non è colpa nostra se poi si aggiungono, eh. Appena stanno perché...